grande impresa della Juventus che vince 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona e passa agli ottavi di finale di Champions League da prima del girone. È una questione soltanto di testa, di mentalità, cioè del modo di entrare in campo. Cioè, che cosa è cambiato dal primo tempo del derby a oggi? Sembra veramente completamente un'altra squadra. Ma non lo so da cosa è cambiato. Il campo sicuramente era bello, ma non è quello il problema. Era la consapevolezza di voler fare una grande partita quando si parte in questo modo, con la voglia di poter determinare, di poter vincere una partita così importante. Gli stimoli e le motivazioni sono enormi, però non deve bastare fare una partita così bella in Champions per cancellare magari le brutte prestazioni di qualche settimana fa. Quindi manteniamo questo livello, perché questo deve essere solo l'inizio di un lungo cammino. Si qualifica anche la Lazio come seconda del girone dopo il 2-2 contro il Bruges all'Olimpico. Probabilmente domani ti potrei dare la risposta, perché devo ancora capire bene, perché grande passo, inaspettato, ma il giorno del sorteggio c'avevo questa speranza, era il mio sogno, vedendo insomma il percorso fatto in questi 4 anni e mezzo, e dopo 20 anni la Lazio è riuscita a tornare nelle 16 d'Europa, grandissima soddisfazione. Questa sera tocca l'Inter, che ospita a San Siro lo Shakhtar Donetsk. Le parole di Antonio Conte. La situazione sicuramente a centrocampo non è delle migliori, e quindi faremo delle valutazioni, cercherò di fare le scelte migliori per l'Inter. Domani vedrete quali saranno le scelte. Stati su 3 a disposizione dell'Atalanta questa sera ad Amsterdam alle 18.55 contro l'Ajax. Secondo me non è mai mancata, il clima è sempre stato molto freddo e piovoso, sia Udine, dove abbiamo preso un sacco d'acqua e abbiamo fatto allenamento lì, che in questi giorni, quindi non è mai stato un problema nostro quello di dover affrontare le...